è nato nel 1971. Ha vinto tanti. Buongiorno e benvenuti a Toscana 2013. Inizia da Piazza Napoleone con la presentazione delle squadre, la firma del foglio di partenza da parte dei corridori, l'edizione mondiale che per i professionisti porterà da Lucca a Firenze. C'è grande attesa, c'è grande pubblico delle grandi occasioni, almeno nonostante la pioggia in piazza, che già da questa mattina alle 8 stanno attendendo per queste operazioni di partenza, per vedere, come potrete intuire alle nostre spalle, la sfilata dei campioni e dei meno campioni che oggi si affronteranno per le strade della Toscana sotto la pioggia e in un percorso molto impegnativo di oltre 270 chilometri e che vedrà fra le parti più impegnative soprattutto la scalata del San Baronto e i 10 passaggi dal circuito cittadino di Firenze, che comprende anche la salita di Fiesole. È molto impegnativa la salita di Fiesole. Siamo qui con Marco Baldocchi per una mattinata impegnativa dal punto di vista meteorologico, lo sarà anche per i corridori che dovranno affrontare le discese in queste condizioni. È stata, Enrico e amici da casa, una mattina impegnativa, vi assicuriamo da tutti i punti di vista, perché la gente ha risposto davvero in modo entusiastico a questa che è stata una cerimonia di partenza abbastanza sui generis, perché, Enrico, ti chiedo conferma, non succede quasi mai che la partenza differisca dall'arrivo. In questa Toscana 2013 invece si parte da Lucca e si arriva a Firenze, quindi anche Lucca ha avuto il suo bacino di utenza specializzato sulla partenza. Abbiamo visto ad esempio poco fa, appena siamo andati in onda, c'è stata la presentazione di Sagana, adesso c'è la presentazione di Nibali, i big stanno firmando adesso, sono questi i grandi favoriti, Nibali su tutti, proprio per il discorso della discesa che è davvero molto impegnativa nel primo tratto. Gaia sarà dura senz'altro, la pioggia certo è un fattore non da sottovalutare, perché una corsa di un giorno così lunga con la pioggia anche la fatica si farà sentire. Se la squadra italiana, e ne parlavamo anche ieri Enrico, quando corre in casa fa sempre gara dura, sarà difficile per gli altri, per esempio il favoritissimo Cancellara si potrebbe trovare in difficoltà con passaggi molto veloci a Fiesole. Come sentite, sta sfilando proprio la nazionale azzurra del CT Bettini, CT Bettini che cerca il primo successo come commissario tecnico dopo aver vinto due volte come corridore, peraltro di fila, uno dei pochissimi corridori che c'è riuscita. L'entusiasmo è veramente tanto, la logistica ha un po' peccato, dobbiamo dirlo, dal punto di vista dell'organizzazione, perché ci sono stati alcuni problemi anche nell'accesso e nell'accreditamento sia degli ospiti che dei giornalisti, ma a mezz'ora, a 20 minuti dalla partenza, sembra ormai che il massimo della capienza della piazza sia stato raggiunto. Ovviamente non c'è la piazza piena perché la pioggia ha lasciato a casa molte persone che probabilmente salutiamo perché sono davanti ai nostri teleschermi. E si aspetta che sfilino tutti e quanti i corridori che sono in rappresentanza di 50 nazioni, il parco delle nazioni partecipanti ai mondiali di ciclismo sta rapidamente aumentando negli anni, anche se ci sono sicuramente formazioni che sono formate da un solo corridore che hanno meno tradizione. C'è appena sfilato un corridore del Canada che speriamo non perda subito la strada. Ricordiamo peraltro che la parte cittadina del circuito di Toscana 2013, circuito nato a Lucca e poi in qualche modo scippato a Lucca dalla più prestigiosa, diciamo, Firenze, anche politicamente forse, partirà ufficialmente dal Caffè delle Mura, farà un breve giro della cerchia muraria, passerà il cantiere del Casa del Boia, scenderà dalle mura e poi prenderà il via da Viale Castracani e quindi sulla Pesciatina ufficialmente. Però una passerella importante per il territorio lucchese. Ma io direi assolutamente sì, staremo a vedere, e su questo si sono sprecate davvero tante parole, su quanto poi sarà davvero l'indotto, ma anche a livello di immagine, di questo mondiale su Lucca, perché poi noi, Enrico, ci siamo come di Lucca su questo mondiale. Rai Sport ovviamente seguirà tutto il mondiale, ci sono televisioni che hanno scelto viceversa di aspettare l'evento clou, che poi sarà da San Baronto il trasferimento fino a Firenze, poi ovviamente i 10 circuiti di Fiesole. Questo è un po' un peccato.
Completo un po' il tuo ragionamento, è vero, la piazza non è piena, però il percorso fettucciato, direi a tempi record questa notte, anche sulle mura, vedranno senz'altro molti appassionati. La partenza ufficiale, per quello che te hai descritto, per essere un po' il warm up di una gara ciclistica, è un po' lo scaldare i motori dei corridori, poi la partenza ufficiale, allora lì sarebbe sì divertente, andremo magari in qualche canale nazionale e internazionale, se qualcuno decidesse davvero di scattare al tondo di San Vito, siamo sicuri che se ci fosse qualche cittadino lucchese l'avrebbe fatto sicuramente in gara, non ne abbiamo. Possiamo anche dire che questo sarà l'ultimo mondiale di una colonna della nazionale degli ultimi 10 anni. Paolini ha detto finisco al massimo della mia condizione, auguriamoci di fare un bel lavoro per Nibali. Non ci sono corridori lucchesi, ci sono due corridori di una formazione lucchese. L'amore e vita di Ivano Fanini, che non è qui in piazza ma che attenderà il passaggio della carovana davanti alla propria sede, sia della squadra che della propria attività commerciale, sono due, uno è il rappresentante della formazione messicana, Uri Martins, e l'altro della formazione lettone, che è Luksevis, che peraltro è il capitano della formazione lettone, ovviamente che non è attesa fra le protagoniste, ma potrebbe essere una di quelle squadre, potrebbe essere lui uno di quei due corridori che sulla Pesciatina magari si mette in mostra proprio per far felice il proprio patron. È una delle possibilità, l'altra possibilità, ad esempio ne avevamo parlato anche nella diretta che abbiamo fatto da Palazzo Ducale, è quella della salita di Monte Carlo, che comunque è un primo tentativo magari di testare anche la gamba, non è particolarmente impegnativa per un ciclista professionista, ma potrebbe dare comunque adito a una fuga bidone, come ci diceva il nostro amico e collega Alessandro Petrini del Tirreno. Visto il tempo è abbastanza improbabile, però non è mai detto, no Enrico? Alla fine è probabile anche che formazioni minori, abbiamo visto presentare stamani formazioni di Hong Kong, una cosa impensabile solo fino a qualche anno fa, può darsi che qualcuno decida che quello sia lo scenario giusto per mettersi in moto. Peraltro quest'anno sta ripassando il corridore canadese, peraltro davanti a noi, evidentemente sta girando, gli piace Piazza Napoleone, sta apprezzando la bellezza di Piazza Grande. E, ci sono anche quattro corridori della nazionale dell'Eritrea che da un mese e mezzo sono peraltro in Toscana, perché si stanno allenando sulle nostre strade proprio in preparazione di questo mondiale. Poco fa è andato in passerella la nazionale russa, che ha un protagonista eterno piazzato, uno dei tanti eterni piazzati dei mondiali di ciclismo, che è Kolobnev, che è giunto per due volte medaglia d'argento, peraltro una volta proprio dietro Bettini, quindi può essere un corridore temibile anche in questa corsa. Nazionale russa che, Enrico, lo sai benissimo, è una delle nazionali sempre top secret, perché sono corridori che fanno sempre grande fatica, ruoli di grande fatica nelle rispettive squadre, non hanno quasi mai la punta di diamante. Io mi ricordo giusto Tonkov e poco altro come capitani di grandi team, di top team per quanto riguarda il ciclismo internazionale. Poi è chiaro che invece metterli tutti assieme e correre magari per un solo corridore dà sempre la possibilità magari di essere meno leggibili per quanto riguarda i pronostici, ma poi sono sempre davvero da stare attenti, di attenzionare bene i ciclisti russi, perché anche per questo motivo non è così semplice definire chi è il capitano e quindi l'uomo da marcare. Peraltro andiamo anche sulle curiosità. La nazionale russa ha visto due notti fa a Prato il furto delle proprie biciclette, 16 biciclette per un totale di 100.000 euro di danno. Peraltro insomma proprio lo stesso Kolobnev e gli altri hanno parlato della mafia esiste in tutti i paesi, quindi è stato anche poco elegante nei confronti della nostra regione proprio per questo, ecco ancora il corridore canadese, ora la prossima volta che passa lo fermiamo, lo intervistiamo, cerchiamo di capire i suoi intendimenti. Dicevo, Enrico, chi cerca visibilità sul tracciato, cioè chi cerca visibilità sulle nostre telecamere,
purtroppo non abbiamo sott'occhio tutta la lista poi attenti, segniamoci il numero 185, capiremo chi abbiamo lì, poi essere il suo piazzamento finale. Se arriverà a medaglia potremo dire di averlo battezzato in qualche modo. Dicevo, proprio per questa questione dei furti che ci sono perpetrati nei confronti delle bici dei corridori professionisti, questa notte i carabinieri di Lucca hanno intensificato i controlli intorno agli alberghi delle nazionali che risiedevano a Lucca, fra cui c'era proprio la nazionale slovacca di Peter Sagan. E quindi, slovena, mi permetto di correggerla. La battuta che ha fatto Kovnev potrebbe essere intesa anche in un altro senso, non solo da noi russi alla mafia, perché anche là sappiamo che è un grande problema sociale proprio la mafia russa, ma forse magari non riferita alla Toscana. Vediamo l'aspetto positivo di questa battuta. Certo, effettivamente la bicicletta di un ciclista professionista è paragonabile alle scarpette di un calciatore professionista, c'è sempre quell'aspetto anche romantico, emotivo che ti lega, poi alla fine sono professionisti, credo che non abbiano assolutamente problemi a correre con altre biciclette. Sentiamo parlare anche di Formula 1 alle nostre spalle, di Fernando Alonso, quindi anche la grande Formula 1. Mentre ora sta veramente diluviando, poco prima dell'inizio della corsa, una corsa che, come abbiamo detto, avrà la sua prima asperità a Monte Carlo, ma avrà un passaggio importante a San Baronto. San Baronto è stata inserita apposta all'interno di questa manifestazione per ricordare il CT Ballerini. Assolutamente, un grande protagonista del ciclismo nazionale, ma direi internazionale, perché è riuscito, dopo la difficile staffetta con Martini, che è stato un mito per il commissario tecnico, per gli allenatori di ciclismo italiani, a non farlo rimpiangere. Non se l'aspettava francamente, scusa il gioco di parole, Franco Ballerini, francamente nessuno. È stato davvero un grande, è riuscito a portare ai massimi livelli Bettini, si sapeva essere un grandissimo corridore, ma da un punto di vista tattico è stato davvero un genio. Ad esempio il mondiale vinto da Ballan, io credo che sia stato uno dei mondiali tatticamente di squadra in Italia disputati meglio, con tre scatti nel finale, Ballan terza punta, non se l'aspettava nessuno, è scattato a 3 chilometri all'arrivo, una delle azioni di squadra italiane più belle in assoluto, non so se sei d'accordo. E soprattutto il ritorno alla vittoria in terra italica dopo che per due edizioni a Verona era stato Oscar Freire a strappare all'Italia appunto la possibilità di successo, nonostante, come al solito e come dicevi te all'inizio, le edizioni nel proprio territorio sono particolarmente preparate bene e sempre corse al massimo dalla nazionale azzurra. Alfredo Martini, che peraltro è ancora il commissario tecnico diciamo di tutte le nazionali, il supervisore di tutte le nazionali di ciclismo che non sono andate molto particolarmente bene in questa edizione toscana. La prima medaglia è arrivata solamente ieri con Rossella Ratto, che ha preso un bronzo nella classifica delle donne e delle donne elite. Questo non particolarmente pronosticabile, quindi un risultato che ha lasciato davvero tutti molto soddisfatti. Quello che è invece pronosticabile è chi ha vinto la gara ieri elite femminile, Marianne Vos, ormai terzo titolo ridato, pluricampionessa olimpica. Insomma, se da Vos era una protagonista attesa e ha vinto, la Ratto invece ha fatto davvero una grande impresa. Ovviamente la pioggia intensa, noi siamo nel centro della piazza, sotto la statua, in piazza Napoleone, impedisce l'arrivo di ospiti che sono per il Fuggi generale andati sotto il tendone, dove ci iniziamo a muovere anche noi per ripararci dalla pioggia. Nel frattempo potete vedere anche voi come le persone si siano riparate da queste parti. Ci sono consiglieri comunali, ci sono rappresentanti dell'amministrazione provinciale e comunale, è un parterre di protagonisti molto importanti. Ora così ci ripariamo anche noi e riusciamo anche a coprire l'ombrello, a chiudere l'ombrello, ad essere anche più attivi.
Siamo qui con l'assessore alla sicurezza del comune di Lucca, Francesco Raspini. È stato un impegno molto gravoso per il comune organizzare una manifestazione del genere dal punto di vista della sicurezza. Sì, un impegno gravoso, però devo dire che gli uffici hanno lavorato in maniera splendida, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, tutte le forze che oggi sono impegnate e sono impegnate nonostante il maltempo, hanno dato il 110% e siamo molto soddisfatti, contenti e aspettiamo di vedere questa partenza. Avete potenziato la presenza di Polizia Municipale ovviamente sul territorio per controllare tutti gli incroci, i possibili innesti, la chiusura delle strade? Sì, senza dubbio, la presenza di una gara di ciclismo è un bello sforzo perché gli incroci da presidiare sono tantissimi, per quanto il percorso si svolga sul comune di Lucca solo per 4 km. Abbiamo in servizio solo sulla gara circa 75 vigili urbani, di fronte a un corpo che normalmente ne conta 80. In servizio oggi su tutto il giorno ce ne avremo 106 anche grazie all'apporto di alcuni comuni limitrofi che ringrazio, Viareggio, Camaiore, Pisa, Livorno, che ci hanno fornito delle forze fresche ulteriori per affrontare l'evento. Ovviamente le forze dell'ordine questa notte hanno presidiato tutto il percorso per controllare che tutto fosse a posto anche dal punto di vista degli eventuali problemi sul percorso. Sì, ovviamente i servizi normali sono stati potenziati, non sono stati riscontrati particolari problemi se non quelli derivanti dal maltempo che purtroppo stanotte ci ha un po' infastidito e ci continua a infastidire, ma andiamo avanti lo stesso. Grazie Francesco, buona corsa anche a te. Grazie. Da tutti i punti di vista. Riprendiamo il racconto di questa lunga giornata di ciclismo, una giornata che sicuramente Lucca ricorderà a lungo, Lucca che è stata la sede di due partenza e di arrivo negli anni 80 del Giro d'Italia, ma che sicuramente oggi è sede di partenza della gara più importante sportiva del 2013. Nel 2013 non ci sono né mondiali né europei di calcio, non ci sono olimpiadi, non ci sono altri eventi di grosso rilievo e quindi sicuramente Lucca, per quanto la partenza non sia l'arrivo, come più volte è stato detto, sicuramente rimarrà negli annali come luogo di partenza solo nei 7 giorni di gare, solamente della gara elite professionisti. Peraltro mi piace ricordare alcune parole che sono state dette da Alfredo Martini in sede di presentazione del circuito e del percorso di Lucca, quando ebbe a dire che è vero, la partenza non è l'arrivo, ma la partenza è anche un momento sentimentalmente più interessante perché è il luogo delle speranze. Alla partenza in realtà tutti possono vincere, all'arrivo vince uno solo ed è quello che si ricorda, mentre alla partenza, e lo abbiamo potuto vedere con tutti questi grandi campioni che continuano a sfilare davanti alla passerella sotto questa tettoia e del camion gara dove c'è il logo dei mondiali di ciclismo che rappresenta appunto un ciclista con i colori del Riside e con dentro alcuni esempi delle bellezze della Toscana. Peraltro sta arrivando un altro ospite, lo attendiamo, è l'ex assessore allo sport della provincia di Lucca, Valentina Cesaretti, la facciamo arrivare nonostante anche lei ha preso la pioggia per venire da noi, una delle artefici del fatto che la partenza da Lucca, ecco, comunque questi mondiali si svolgano in Toscana e che partano da Lucca. Sotto il suo assessorato è iniziata questa lunga macchina che ha approdata qui questa mattina per grande soddisfazione dei lucchesi, anche se fra le mille polemiche che non mancano mai. Va bene, oggi comunque è la giornata della festa, è una grandissima emozione, credo che abbiamo regalato alla città veramente una bellissima iniziativa unica, irripetibile. La pioggia non ci voleva, ma insomma io credo che è una bellissima festa e faccio in bocca al lupo a tutti questi ragazzi e ringrazio tantissimo tutte le istituzioni e ovviamente il comitato organizzatore. C'è un altro artefice insieme a te di questo miracolo che è l'ex assessore al sport del comune di Lucca, Lido Moschini, a cui credo sia doveroso, che sia doveroso ricordare. C'è stato in questi anni di organizzazione, fra quelli in cui eri in carica te e quelli in cui non sei più stato, un momento in cui si è dubitato della riuscita di questo percorso?
Ma io credo che, ahimè, le altre amministrazioni toscane erano appena arrivate quando abbiamo avuto l'aggiudicazione del Mondiale, a differenza della provincia e del comune di Lucca, che hanno avuto appunto un cambio di amministrazione. Forse ha pesato un po' per noi questo vuoto, perché poi è significato contare qualcosa meno anche ai tavoli regionali. Se si fosse mantenuta una certa continuità, probabilmente non ci sarebbero state le problematiche che poi abbiamo riscontrato in questi giorni. Si è parlato di scippo da parte di Firenze, ma non erano, ovviamente all'inizio noi avevamo messo nero su bianco delle cose molto importanti su Lucca, che poi purtroppo non siamo stati in grado di mantenere per un vuoto che non siamo riusciti a colmare probabilmente tra il 2011 e il 2012. Eppure in questi due giorni in qualche modo la gara si è trasformata, la città si è trasformata e fa vedere delle belle cose, della bella gente, di tante persone sul percorso. Valentina, ti lascio anche andare a seguire la manifestazione perché vedo che stanno partendo, grazie. Sono in partenza ufficiale come da orario i corridori. Marco, partiti. Lucca sta vivendo il suo momento più importante della giornata di gloria. Caffè delle Mura, Porta Elisa, Viale Castracani. Praticamente sì, è quello che più o meno ci aspettavamo. D'altronde una partenza, lo slogan diceva vale un arrivo, non è sempre vero. Certo, tutto sommato, vedere tutti questi appassionati che hanno sfidato il metro è davvero inclemente, ma questo, permettimi la vena un pochino polemica, Enrico, è un po' quello che abbiamo seminato su Lucca. Non potevamo aspettarci certo una giornata di sole, le magagne ci sono state e sono state davvero moltissime, non ultima, e qui facciamo un po' un mea culpa collettivo nostro. Siamo stati un po' osteggiati anche in questa nostra diretta di stamani, avevamo in programma per tutti gli amici da casa tanti ospiti, alla fine anche questa logistica non ci ha permesso di fare quello che in realtà avevamo previsto di fare. Sì, avevamo previsto di essere innanzitutto al chiuso, innanzitutto quindi una situazione più protetta che ci permetteva di gestire un po' meglio gli ospiti. Non ci è stato possibile perché il Palazzo Ducale, a cui erano state chieste poi le autorizzazioni per fare la trasmissione, è stato chiuso. Ci siamo arrangiati, ci siamo anche stamattina, lo faremo ancora per altre occasioni, non ci facciamo fermare da queste cose, e con una certa soddisfazione, perché poi siamo entrati in diretta quando presentavano praticamente Nibali, quindi potrebbe essere anche un buon segnale per la gara di oggi. Quello auguriamocelo assolutamente, li abbiamo battezzati, come hai detto giustamente te, un po' tutti, Sagan, Nibali, lo stesso Cancellara. Faccio notare, nel caos generale avevamo percepito che c'era qualcosa di Formula 1, era presente a Lucca Fernando Alonso, che poi probabilmente, e lui non ha grossi problemi a arrivare a Firenze, sarà anche questa sera all'arrivo. Mi hanno detto che ha salutato qualche ciclista, non mi hanno detto chi, non gli spagnoli, quindi Fernando Alonso saluta altri ciclisti, non gli spagnoli. Probabilmente gli italiani, perché corre con la Ferrari, finché correrà con la Ferrari probabilmente un po' di tricolore lo sentirà nel sangue. Continua intanto appunto la gara, ormai ha lasciato Piazza Napoleone, c'è ancora ovviamente lo speaker sul palco stanno scorrendo peraltro sulla diretta una domanda a Lucio Pagliaro, consigliere comunale per Di Lucca, alla partenza dei mondiali di ciclismo. Un grande momento per la città, nonostante qualche polemica che c'è stata intorno a questa organizzazione. Sì, indubbiamente le polemiche quando si organizza un evento così importante ci sono sempre, perché non si riesce mai a soddisfare quelle che sono le legittime individualità, però ritengo che per Lucca questo è un evento importantissimo, che sicuramente c'è stato e ci sarà un ritorno d'immagine. Questo si aggiunge a un ulteriore eventi che si organizzano in questa città, che sicuramente saranno positivi per l'immagine e l'economia di questa città.
E infatti la settimana prossima già ci attende un altro evento importante, come l'inizio delle celebrazioni dei 500 anni delle mura, con tante manifestazioni che verranno presentate domani in comune. È un altro momento per attirare turisti, aspettando i comics ma anche aspettando la bassa stagione. Certo, Lucca fino a qualche anno fa viveva soltanto dal punto di vista delle presenze turistiche dal periodo di marzo a settembre. Con questi eventi si sta trasformando Lucca in un luogo dove attrae iniziative, perché Lucca con il suo centro storico riesce ad organizzare al meglio gli eventi che si creano, ecco, cioè nel senso che... Grazie al consigliere Pagliaro, anche a lui buona gara. Si stanno sciogliendo le righe qui in piazza Napoleone, anche se qui è stato allestito ovviamente un villaggio di ospitalità dove molte persone rimarranno, perché non potranno ovviamente seguire, essendo qui alla partenza, il resto della gara. Le prime immagini di corsa stanno arrivando nel circuito internazionale e una corsa che sta per entrare nella sua fase iniziale, la fase della partenza dal chilometro zero, che non è, ricordiamo, quello sulle mura, ma quello della via Pesciatina. Ancora tanto entusiasmo in piazza, anche se ovviamente la piazza si sta svuotando. Un buon richiamo comunque di pubblico per l'occasione. Assolutamente, lo stiamo già ripetendo da un pochino di tempo, perché effettivamente siamo stati, Enrico, abbastanza critici, noi come di Lucca, te come di Lucca e Lucca in diretta, su questa organizzazione, anche perché adesso è finito il momento dell'inaugurazione, può aprirsi ufficialmente quello delle polemiche. L'ha detto anche Valentina Cesaretti, oggi è il giorno di festa, ma insomma la festa sta lasciando Lucca, possiamo iniziare a parlare di quello che non è andato. Però alla fine, continuando un po' nel mio discorso, sì, assolutamente d'accordo con te, siamo anche, credo, stati piuttosto corretti. Quando le cose sono andate bene, sono piaciute, le abbiamo sottolineate, stamani l'abbiamo fatto più volte. Io personalmente non credevo che ci sarebbe stato tutto questo richiamo per una procedura come quella della punzonatura, che comunque è sempre molto affascinante, sempre forse no, comunque ha riservato anche sorprese, con corridori che all'ultimo secondo non hanno firmato o anche corridori che sono arrivati fuori tempo massimo. È sempre una procedura abbastanza delicata, finché un corridore non firma poi effettivamente non è iscritto alla gara. Possiamo tranquillizzare tutti da casa, l'ha fatto anche lo SPI, che sono 208 i corridori, numero sempre crescente, questo l'hai giustamente ricordato te, dal cambiamento tra professionisti e elite i numeri sono sempre in crescendo, tra questi ci sono tutti i favoriti. Per le quote, siccome esiste anche il live, ormai anche i nostri amici lucchesi della SNAI avranno una giornata impegnativa, peraltro, perché non c'è solamente il mondiale di ciclismo, c'è la Serie A, quindi per gli scommettitori è sicuramente una giornata importante. Peraltro favorito assoluto Cancellara, di gran lunga rispetto agli altri. Favorito di gran lunga Cancellara, alla fine noi abbiamo fatto un piccolo quiz alle persone, agli appassionati, questa mattina, non siamo riusciti a farvelo vedere comunque in diretta. Sono molto scettici i lucchesi, gli italiani, su Cancellara, un po' tutti sostengono che questo strappo finale sarà durissimo per lui, non sono dello stesso avviso viceversa le case scommesse, perché non solo SNAI da primo favorito Cancellara, ma quasi tutte le best room d'Europa, addirittura ci sono, Enrico, e te sei molto attento a quello che sono le quote, chi addirittura da Cancellare a 3,5, che è veramente una quota bassissima. Bassissima considerando le quote degli altri favoriti, lo stesso Eric Fromm che ha vinto alla grande e con qualche dubbio il Tour de France, lo stesso Nibali, non fosse altro perché padrone di casa, no? Sono quote sinceramente non, almeno secondo la nostra sensibilità, non sono particolarmente rispondenti alla... Aggiungo ad esempio un Contador a 150,
è comunque un pluricampione del Tour de France, un corridore che ha saputo fare male anche in corsa in linea. Insomma, secondo me ci starà da vederne delle belle, perché poi alla fine il campionato del mondo è una gara a sé, ci sono corridori incredibilmente forti nella storia che non sono mai riusciti a vestire la maglia ridata, uno su tutti, penso il più deluso di tutti, Miguel Indurain, quando sembrava ormai fatta, sbucò il compagno di squadra Olano, che si pensava fosse solo un grande cronoman, in realtà vinse la gara in linea, oppure un Aster Loa, un corridore che non ha mai lasciato grande segno, che poi alla fine vince il mondiale, non sempre vincono i favoriti, infatti sempre per quanto riguarda le quote, tutto sommato, su altro si potrebbe anche pensare di fare una puntatina. Peraltro su la questione delle alleanze e tradimenti c'è un aneddoto molto interessante, carino, insomma, carino nella sua drammaticità ovviamente, che è quello del 1963, la corsa in casa dei belgi, si aspettava il tris di Dick Van Looy, che sarebbe diventato uno dei pochi che sono insieme a Binda e ad altri a vincere tre edizioni della corsa. Si arriva in volata, Dick Van Looy è super favorito, il suo gregario che è rimasto dimenticato comunque nella storia del ciclismo, che è Benoni Beheit, decide di fare volata a sé e di vincere. Ovviamente viene poi ostracizzato del tutto sia dalla squadra belga che da tutte le squadre nel mondo del ciclismo, quello era un mondo molto simile a quello di adesso, come si è visto anche nell'episodio del mondo del calcio. Sfortuna ha voluto che non solo abbia smesso di correre e ha iniziato a fare la guardia giurata, ma che abbia ucciso per sbaglio con una pistola d'ordinanza il proprio figlio mentre giocava in giardino, quindi la maledizione del gregario che ha voluto battere il campione. Enrico, vedo qui accanto a noi anche il sindaco di Alto Fascio, Maurizio Maiacchetti. Sindaco, richiamo del mondiale di ciclismo, seppure con tutte le pecche che abbiamo sottolineato a livello organizzativo, è comunque grande. Grande perché indubbiamente dico, intanto la gara mondiale arriva in Italia, no, dopo un certo numero di anni, come è normale che sia, e una volta che in Italia puoi averla a Lucca, credo che sia al massimo, no? Ovviamente è chiaro che poi andiamo a vedere nel dettaglio quello che è accaduto e allora a quel punto troviamo momenti di critica, perché diciamo sì, ci capita il mondiale, Lucca, Firenze, in qualche maniera chi ha la partenza indubbiamente ha qualcosa di meno rispetto a una visibilità incredibile come a Firenze, in particolar modo nell'ultimo circuito, dove girano intorno a Firenze per 10 volte mi sembra, ecco, perciò è chiaro che la visibilità lucchese è minore, questo è evidente. 10 volte sul circuito di Fiesole, l'arrivo a Campo di Maras, io scherzando ma neanche più di tanto ho sottolineato che Wikipedia, una delle fonti più comuni di informazione, ha già denominato il Mondiale 2013 il Mondiale di Firenze. Insomma, alla fine si poteva fare qualcosa di più, anche perché gli eventi collaterali, sindaco Maiacchetti, su Lucca hanno fallito. A questo punto non possiamo più usare mezze parole, non è stata corsa la 24 ore del ciclismo, una gran fondo con solo 700 corridori, una cerimonia di inaugurazione abbastanza sottotono. Non volevo essere, come dire, infierire ovviamente, questo era il mio intento, una volta tanto, diciamo così, ecco, non andare veramente a mettere il dito nella piaga, no? Ma è chiaro che io l'ho detto sulla stampa, l'ho detto in televisione, l'ho detto però mesi fa, era necessario veramente preparare la città in maniera diversa alla partenza del mondiale. Quello non è stato fatto, indubbiamente anche le più banali locandine sono state affisse circa 20 giorni prima o poco più, ecco, che dico, forse bisognava prepararlo meglio, questo è vero, e di conseguenza poi tutto il resto, ecco, questo è evidente. Comunque vabbè, prendiamo
questa vetrina mondiale per Luca, che è importante. Potevamo sfruttarla meglio, basta. Vediamo un pochino di ciclismo, ma la vena polemica, e ce ne scuseranno i nostri amici da casa, è perché da Lucchesi siamo anche abbastanza traditi da questa che è davvero una grande, grande opportunità. Parlando di ciclismo, sindaco, sembra che le condizioni siano tutte quelle giuste per Nibali, o mi sbaglio? Sì, ci sono altri campioni importanti, no? Indubbiamente. Nibali sembra che, per quanto riguarda, io seguo il ciclismo anche perché ad Altopascio c'è una tradizione ciclistica, al tempo eravamo tifosi di Walter Riccomi, no? Che correvano i professionisti, perciò dico, diciamo che Nibali è quello, indubbiamente ci sono altri campioni. La giornata se fosse stata una giornata calda, diciamo così, sicuramente avrebbe danneggiato questi corridori che sono più abituati a temperature anche diverse. Facciamolo in bocca al lupo, ecco, non diciamo niente, perché indubbiamente in una gara del genere è veramente una lotteria. Vince sempre il campione di solito, però attenzione, no? Diciamo in bocca al lupo all'Italia e in bocca al lupo a Nibali. E a questo punto ringrazio anche il sindaco Marchetti per il suo pronostico. Come quasi tutti i politici, non si è sbilanciato più di tanto. Noi da tifosi invece crediamo che oggi sia davvero la possibilità per Nibali. Io ad Altopascio ho l'unica nazionale che partecipa a questo mondiale e che in questi giorni precedenti a questa giornata è rimasta, è stata ospitata in provincia di Lucca ed Altopascio, ed è la nazionale della Slovacchia, che nei giorni passati io sono andato a salutare come sindaco la nazionale della Slovacchia che era lì ad Altopascio ormai da dieci giorni, e la nazionale della Slovacchia ha Peter Sagan, che è indubbiamente uno dei favoriti di questo mondiale. Vabbè, io gli ho detto che ovviamente da italiano avrei preferito la vittoria di un italiano, che sia Nibali o che sia un altro, ovviamente. Però se questo non deve succedere, ovviamente forza Peter Sagan, ma come seconda battuta. E mi ha dato in quell'occasione appuntamento stasera, intorno all'ora di cena, nell'albergo che ospita i corridori, appunto, per fare un commento post corsa. Perciò vediamo, Peter Sagan è uno che ha vinto 53 corse fino ad oggi ed ha 23 anni, vediamo. A questo punto, con l'auspicio che se non fosse un italiano a vincere, speriamo che sia il mezzo altopascese Peter Sagan, io ringrazio ancora il sindaco Marchetti e passo il microfono invece a Rico Pace col suo ospite. Sì, siamo qui con il direttore generale del comitato organizzatore del Mondiale di Ciclismo, Lucchese Doc, Claudio Rossi, che porta a termine con oggi 4 anni di lavoro intensissimo, che peraltro proprio a Lucca, in un ufficio di Lucca, sono iniziati e che oggi hanno portato la corsa qui. È una giornata per me storica, importante. Oggi mi sono sentito orgoglioso da lucchese, penso che molti lucchesi oggi abbiano avvertito questo sentimento, al di là delle anche polemiche, divisioni, perché diciamo che questa avventura è un'avventura di tutti, è un'avventura che ha portato Lucca agli onori del mondo. Una battaglia cominciata 4 anni fa con un'idea nata appunto in un ufficio dove noi volevamo recuperare un mondiale perso da poco, quando Lucca aveva perso il mondiale a favore di Varese. È venuto fuori un mondiale, se volete, un po' strano, un abbinamento con altre 3 città, 5 province, con 20 comuni attraversati, e nella Toscana dei Campanili portare avanti questa cosa è stato difficilissimo, ma alla fine ha prevalso un senso comune, e in un momento anche di crisi dell'economia nazionale a me fa piacere vedere che come si può anche alzare la testa, vedere obiettivi importanti senza nemmeno spendere cifre faraoniche
anche se ovviamente la crisi economica ci ha messo un po' in ginocchio. È una grande festa, voglio mandare un saluto ai miei compagni di viaggio lucchesi, perché una bella fetta del comitato organizzatore iniziale, quella che andò a Melbourne, si fece carico di costruire una società e vinse il mondiale e lo portò, era una società fondata da me con altri 7 compagni, dei quali ben 4 erano di Lucca, quindi c'è una forte componente lucchese in tutto questo. Noi c'eravamo allora, ci siamo stati durante tutti i vari passaggi, ci siamo oggi, abbiamo lavorato duramente e siamo orgogliosi di averlo fatto. Da qui finisce un'avventura, ma forse perché no? Visto che Lucca si caratterizza come città dello sport, ormai potrebbe iniziarne dell'altro. In questi mesi si è andata costruendo una squadra eccezionale, perché l'adrenalina di lavorare per un mondiale e il tempo che si avvicinava, le migliaia di cose da fare, ha veramente costruito un virus, direi, una roba per cui gente che è arrivata alle 6 la mattina a lavorare andava via a mezzanotte. Io credo che disperdere una squadra come questa sarebbe un delitto. C'è tanto da fare, si può fare anche con un po' di fantasia e di creatività, e non è detto che servano sempre milioni di euro per fare grandi cose. In aspettando novità mandiamo Claudio Rossi all'arrivo a Firenze, dove immagino che vorrà essere. Un pronostico per la gara di oggi? Io più che un pronostico ho una speranza, Nibali. Grazie Claudio, buon proseguimento di gara. Aspettiamo l'ex assessore allo sport del comune di Lucca, Lido Moschini, che ci ha promesso anche lui di intervenire ai nostri microfoni. È vero, l'adrenalina in questa gara, in questa manifestazione si è sentita, un'adrenalina che la città ha dimostrato in questo momento di partenza applaudendo tutti i corridori presenti. È arrivato, come promesso, Lido Moschini, ex assessore allo sport del comune di Lucca, uno degli artefici del fatto che oggi siamo qui. Sì, come dicevo poc'anzi dal palco, è un sogno che si avvera. Quando partimmo 4 anni fa, tanti ci davano del matto, dicevano che era un'utopia. Io ho sempre parlato di un sogno, appunto il sogno stamani si è avverato. Per la prima volta abbiamo portato il mondiale in Toscana, terra di ciclismo, ma terra soprattutto di cultura, di enogastronomia, di paesaggi stupendi. Ecco, credo che stamani tutto il mondo abbia potuto apprezzare le bellezze della nostra città. Ovviamente siamo partiti, adesso era il momento della festa, un po' di amarezza rimane, bisogna dirlo, rispetto a quello che avrebbe potuto rappresentare Lucca per questo mondiale e quello che poi è stato. Oggi è una giornata di festa, voglio cogliere anche l'occasione per ringraziare il sindaco, perché non era scontato l'invito, invece è stato gentilissimo, è stato un signore ad invitarmi a salire addirittura sul palco e poter intervenire e portare un mio saluto. Da domani credo che tutti quanti ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo e fare l'analisi di cosa sia successo, degli aspetti positivi e anche degli aspetti negativi. Ecco, valutare il tutto credo che da domani sia doveroso. Lucca si sta caratterizzando già dalla tua esperienza come assessore come città vocata alle grandi manifestazioni sportive. Il mondiale di ciclismo lo dimostra, altri eventi internazionali o mondiali lo dimostrano. Che cosa manca per far fare l'ulteriore salto di qualità? Forse qualche impianto in più? Sicuramente sì, mancano gli impianti, o meglio manca un impianto che abbia l'adeguatezza di poter ospitare dei mondiali, non so, penso alla pallacanestro piuttosto che alla pallavolo, come tanti altri sport, però sì, credo che qualche impianto manca. Mi viene in mente un impianto dedicato all'attività dell'acqua, al nuoto. Ci dobbiamo mettere tutti quanti intorno a un tavolo, a partire dalla regione, la provincia, l'amministrazione locale, e cercare di creare, ecco, qualche impianto che sul territorio effettivamente manca. Però in tutto questo
circostanza dobbiamo, e io personalmente voglio ringraziare per la collaborazione che hanno dato le tante società sportive che sono delle realtà ormai radicate sul territorio, e tanti volontari che anche stamani hanno dedicato il loro tempo per far sì che la nostra città possa primeggiare. Grazie Lido e buona gara anche a te, immagino la seguirai fino alla fine. L'ultima cosa, un pronostico. Quando abbiamo studiato il percorso del mondiale, per la prima volta, voglio cogliere anche questo aspetto qui, un mondiale non più su un circuito ma in linea, con partenza da Lucca e arriva a Firenze, ecco, dicevo, il percorso è stato quasi ideato affinché il nostro Nibali potesse avere delle chance. Ecco, speriamo che anche il tempo, mi dicono che lui va molto bene, diciamo, con questa temperatura e con questo clima, con questa pioggia. Ecco, speriamo che insomma arrivi questa benedetta medaglia d'oro. Grazie Lido, ribadisco buona corsa. Si stanno esaurendo le presenze qui sotto il gazebo dell'inaugurazione, gli ultimi pasticcini, gli ultimi saluti, l'ultimo confronto di opinioni. Adesso tutto lo spazio sarà dedicato alla gara, che peraltro sarà visibile per i lucchesi con le immagini del circuito internazionale da Piazza Napoleone, con le immagini e il commento della RAI, che ovviamente è la concessionaria per questi mondiali, è quella che ha organizzato tutti i mondiali. Il grande affetto per i confronti del ciclismo da parte della città di Lucca si è dimostrato, ci sono state i primi accenni di polemiche che non mancheranno di continuare anche nei prossimi giorni. Il grosso problema della poca visibilità di Lucca, dove la partenza ovviamente alle 10 di mattino non ha permesso al circuito internazionale di essere troppo visibile al mondo intero, dove le televisioni mediamente si collegano intorno alle 14 e quindi non avranno potuto vedere tutta questa cerimonia. Comunque noi ci siamo arrivati, abbiamo seguito in diretta a partire dalla discesa dalla passerella della Nazionale Azzurra. Mi preme prima di chiudere mi preme di ricordare gli altri appuntamenti sportivi che caratterizzano Di Lucca, canale 89 del digitale terrestre, anche in streaming su www.dilucca.it. Su Di Lucca infatti è possibile vedere le partite della Lucchese, con la trasmissione adesso dedicata del lunedì sera al rossonero, tutte le conferenze stampa della post partita e pre partita della Lucchese con il mister Pagliuca e eventuali altri giocatori che si presentano in sala stampa, con uno sforzo tecnologico notevole da parte della televisione per essere presente in diretta, in streaming da tutti questi campi, il rapporto e quindi anche le telecronache delle partite di basket con sia la quest'anno sia la pallacanestro Lucca che la pallacanestro femminile, la Jason Magas Le Mura, e le altre formazioni dilettantistiche che vengono seguite con canali dedicati dalla TV. Parliamo in eccellenza della Fortis Lucchese, in prima categoria del PV Fosciana, e nel settore giovanile la più importante squadra del settore giovanile della nostra provincia, ovvero il Tau Calcio Alto Pascio. Per quanto riguarda il volley, anche quest'anno, sia come sponsor sulla maglia che come ripresa delle partite con telecronache, ci saranno le partite della Nottolini, e non sono escluse altre sorprese da questo punto di vista. Chiudo ricordando che questa lunga estate e fine estate di dirette, che è partita con la Notte Bianca delle Mura, è proseguita con la Luminara e con altre manifestazioni, con l'inaugurazione del San Francesco e con altre manifestazioni, proseguirà anche la settimana prossima, perché Lucca si immerge in un altro evento che è l'inizio delle celebrazioni per i 500 anni delle Mura, 5 e 6 ottobre, con tutte le celebrazioni, la Notte Bianca delle Mura, sempre sui canali e sul sito internet, in streaming, in diretta, in tutto il mondo di Di Lucca. Grazie per la vostra attenzione e buona giornata e buona corsa.